usava dei dischi interattivi, credo quasi tipo punta e clicca, infatti si usava con il telecomando. Sarebbe anche aprire qui. L'altro giorno si era aperto, ecco. Probabilmente si poteva sentire anche la musica. E ne è uscite due versioni di queste. SCART. È stata una delle prime con la SCART, suppongo. Adesso che non ti sto a dire, ma... Cazzo. Vari giochi per la ColecoVision, diversi. Che non ne ho neanche Donkey Kong Junior. Ne sono alcuni che valgono anche qualcosina. Donkey Kong. Giochi per il Mega Drive. Mortal Kombat 3, Dick Tracy. E oh, qui arriva il pezzo forte. Un Sega Mega Drive 2 con il Sega CD2. Allora, praticamente il Mega Drive si attacca attraverso questo slot di espansione a questa macchina che aumentava la potenza della console e gli permetteva di leggere dei giochi fatti apposta per il Mega CD. Questo era stato fatto negli ultimi anni in cui la Sega stava veramente venendo battuta tra virgolette dal Master System, dal Super Nintendo. Qui si inseriva anche, se uno voleva, dove qua? Il 32x che portava la potenza della console appunto a 32 bit. Sono usciti pochissimi giochi, sono usciti anche alcuni giochi che richiedevano sia il Mega CD che il 32x, ma veramente pochi. Poi vari giochi per la ColecoVision, sì, per il Mega Drive. FIFA 95, Operation Wolf, Sonic, Aladdin, questo è carino come gioco, Michael Jackson Moonwalker. Questa è l'Intellivoice di cui vi parlavo. E da qui si inseriva la cartuccia al gioco. Si poteva regolare il volume, era un sintetizzatore vocale. A quell'epoca era fantascienza. Questo è il VIC-20 Commodore. Qui era lo slot dove si inseriva i giochi. O i giochi dentro la scatola, adesso chiusa, meglio non aprirla. Si poteva collegare anche un modem. Diciamo, molti di voi conoscono di più il. Questo è l'interruttore. Conoscevano di più il Commodore 64. Questo era uscito prima. Qui ho anche il lettore a cassette, si potevano creare dei programmi e poi salvarli sulle normali cassette audio. Oh, e questo, vabbè, adesso facciamo, tiro fuori un po', non rispettando l'andamento storico. Questo è il Sega Saturn giapponese. A livello di potenza era meno potente della PlayStation. Sì, difatti ha fallito quasi subito, come no. Un Nintendo 64. Fate caso alla polvere. Questo era lo slot di espansione per la RAM. Dov'è? Qui. Ammazza un po' la telecamera. Ecco. La curiosità di Nintendo 64 era che il modulo per salvataggio dei dati non era sulla console ma sulla cartuccia del gioco. Quindi ogni gioco aveva il suo salvataggio. Questo è lo slot per l'alimentatore. Ecco un Super Nintendo. Super Nintendo è stata una delle console più potenti per quel tempo, diciamo, proprio eccezionale. Una, vabbè, questa l'avete tutti, suppongo, una PlayStation.
mitica PlayStation. Ora Sony ha perso un po', ora è un po' schifo. Sega Master System, che non è come Master System originale, e questo come ho fatto vedere è il Master System 2, molto, cioè, entrambe, molto più piccolo. Nintendo, Mario, cartucce si inserivano così, tac, e poi si premeva, pulsante di accensione, pulsante di reset. Mega Drive, vi ricordate il Mega Drive 2? Questo è il Mega Drive 1, con le cuffie, con il volume, era possibile regolare il volume direttamente sulla console. E questo è 16 bit naturalmente, Sega Saturn europeo, console fantastica, Dreamcast. Non so quanti di voi l'abbiano potuto provare, ma era veramente una console stupenda. Controller, questo era il controller che poi la Microsoft l'ha spudoratamente copiato per la sua Xbox, cioè se ci fate caso è uguale, dai. Ste frecce direzionali, analogico, e questo era il modulo di salvataggio. E non mi dite che non è uguale al controller dell'Xbox 1. Grilletti, è stata la prima console ad avere il grilletto. Non aveva i controller qui, ma diciamo è praticamente uguale a quello. Sapete, una console a 128 bit uscita un po' prima dell'Xbox. Ecco la console. Guardate un po'. Windows CE. La Microsoft aveva sviluppato proprio un sistema operativo per la Sega. Modem. Cioè era veramente una console stupenda, peccato che è fallita e la Sega non ha voluto più rientrare nel mercato delle console, ha preferito fare solo la software house, quindi sviluppare un po' per tutti, ma io spero che ci ripensi. Bene, poi che c'è? Niente, controller vari, adesso non il mouse per la PlayStation 1 da utilizzare con Command & Conquer. È uno dei pochi ad averlo. Poi che c'è? Una delle prime console in assoluto, il Pong, che da come dice il nome era Ping Pong. Ecco, i vari giochi. Diciamo ne era uscito di varie marche. Questa era la Polystyrene. Qui si poteva dare delle opzioni, qui si selezionava i giochi tramite questo controller, che questo interruttore che faceva varie tacche. Questo controller, come ho fatto vedere la console, la non vi ho fatto vedere la PlayStation 2, l'Xbox e GameCube perché sono di sotto nella mia camera dove di solito faccio video. E niente, questo dovrebbe essere tutte le console che ho, purtroppo sono tenute in maniera scandalosa, ma qui per adesso è provvisorio, dovrò costruire le scaffali e poi metterle per bene. Ora, se anche voi avete delle console di più, di meno, più vecchie, più nuove, non lo so, ce ne sono uscite veramente tante, poi di portatili ne sono uscite veramente tanti, e molte nel mercato giapponese, molte in Europa non sono mai arrivate. Quindi se l'avete, farebbe un piacere inserirlo come video di risposta a questo video, un video dove mostrate le vostre console. C'è un sito chiamato, se non ricordo male, federico.biz, dove c'è stata una marea di collezioni di console, gente veramente maniaca che tiene tutte le console in stato perfetto, con tutto il polistirolo, i cavi, le garanzie. Cioè queste sono, queste qui le potete trovare su eBay a
pochi euro. Niente, alla prossima, grazie per aver visto questo video, vi prego di commentarlo, ciao!